Buongiorno. Oggi abbiamo sul tavolo operatorio una nuova cassa, è precisamente una Altec modello 505A. Come possiamo vedere ha sia i medi che il woofer con la membrana rovinata da sostituire. Perciò adesso procediamo per prima cosa a smontare il tweeter, scusate il medio. Bene, adesso cominciamo a smontare il medio. Ho voluto fare questo filmato per il semplice motivo che questo medio è particolare. Di fabbrica è inscatolato su questo involucro in plastica. Come possiamo vedere, questo box è completamente sigillato. Dato l'invecchiamento, è molto critico a doverlo tirar giù perché la plastica è diventata secca, perciò non si può né scollare né fare nessun altro tipo di operazione. L'unica soluzione è di tagliarlo con una lama, con un seghetto da ferro oppure con un frullino o una lama circolare di quelle piccole con i mini trapani che ora andremo a vedere. Intanto lo sganciamo dal suo cavo che con questi due blocca cavetto. Ok. Bene, abbiamo attrezzato il nostro mini trapano e adesso cominciamo col taglio. Eccoci arrivati in fondo, adesso abbiamo aperto la nostra scatola di plastica, sganciato il collegamento, adesso andiamo a inumidire col MEC il collante che è sulle viti, altrimenti le viti non vengono. Ok, adesso iniziamo a smontare l'altoparlante.
questo punto la cornice si può staccare ed ecco il nostro altoparlante. Ok, adesso passiamo a pulire il nostro metro. Come al solito utilizziamo il nostro alcol, dobbiamo inumidire la cornice e la foam contemporaneamente, perché essendo piccolo vengono fatti tutti e due insieme. Come possiamo vedere, all'istante in cui mettiamo l'alcol, la foam si decompone quasi completamente e viene via. Con l'alcol praticamente si fa quasi tutto. Come ho sempre detto anche negli altri filmati, l'alcol è il prodotto migliore per fare questo tipo di operazione. Questa oltretutto è in fibra, si può anche lavare completamente. Torna bene perché se c'è la polvere praticamente attaccata se la porta via, è come se venisse lavato l'altoparlante. Adesso andiamo a staccare la cornice, abbiamo il nostro bisturi, si fa pressione ed ecco che cornice è venuta via. Continuiamo con la pulizia, togliamo lo sporco sul tavolo perché bisogna sempre tenere il tavolo pulito. Ok. Si continua a bagnare e poi con il nostro attrezzo cominciamo a togliere i residui rimanenti. In questo caso non va tolto completamente, perché sulla cornice qua c'è un cerchio di 2 o 3 mm di spessore in cartone. Praticamente serve per mettere allo stesso livello la foam con il cono del medio. Se io vado con la spatola a inciderlo, viene staccato e non va bene. Bisogna essere delicati e togliere solo quello che è in superficie. A questo punto si lava e poi si lascia asciugare. Si continua con la pulizia del cono nella parte sotto, passa delicatamente il pennello tra il ferro e il cono e qua porta via tutti gli ultimi residui
di forma. Okay. E questo è a posto. Adesso si passa alla pulizia della cornice. Stesso procedimento, si inumidisce e poi si gratta via i ressami. Beh, siamo arrivati in fondo anche alla pulizia di questo. Adesso basta lasciarli asciugare tutti e passiamo a fare la pulizia del woofer. Andiamo a pulire il woofer. In questo caso abbiamo una cornice e sotto c'è il nostro woofer dove la cornice è incollata. Ecco, adesso tiriamo via. Sganciamo. Qua, a differenza degli altri altoparlanti, possiamo vedere che la foam si è completamente seccata. Come si può vedere, si spezza. Questo perché non è in spugna, ma a suo tempo questo era in gomma. E la gomma col tempo fa questo tipo di effetto. Si spezza, si secca e si spezza. Noi adesso andiamo a metterla in spugna perché di questa dimensione non si trova quella in gomma. Le caratteristiche comunque non cambiano in questo caso qui, dalla gomma alla foam, perciò possiamo tranquillamente, anche perché fatta una ricerca in internet, ho appurato che quasi tutti oramai su questo tipo di altoparlante montano la foam, il bordo in foam. Adesso, tolti i residui a mano, visto che qui si poteva fare, andiamo a inumidire per togliere la cornice, cercando di non spaccarla. Che come al solito anche questa è invecchiata e a romperla un attimo. Andiamo anche dalla parte di sotto, se ce la fa entrare, sì. Qua tra il ferro e la cornice c'è la fessura dove è incollata, cioè dandogli l'alcol che penetra all'interno si riesce ad ammorbidirla, almeno si spera. Finita questa operazione, adesso
proviamo a inserire sotto il bisturi, ecco, piano piano. Si fa pressione, ed ecco la cornice integra che è venuta via. Stessa cosa anche qua, continua a inumidire e adesso iniziamo a togliere i residui. È molto più duro, io direi di partire con l'attrezzo tondo, intanto per fare la parte curva. Anche qui, come sul medio, abbiamo un cerchio in cartone e dobbiamo togliere la parte superficiale. Come possiamo vedere, viene abbastanza agevolmente. E siamo arrivati. Finiamo di dare una bella pulita ai residui. Ok, il bordo è fatto. Stessa cosa, andiamo a pulire la nostra cornice, negli eventuali residui che sono rimasti. Questa è pronta. Ok, a questo punto iniziamo a togliere i residui sul cono. Anche qua andiamo a inumidire. Questo è un pochino più difficoltoso perché, essendo secca, bisogna essere abbastanza delicati perché altrimenti si rischia di rovinare. Cominciamo a vedere se viene. Io direi, in questo caso qui, essendo molto duro da tirar via, si rischia di spezzare la fibra, e direi di togliere solo sul bordino e andare poi la foma a incollarla sopra. Andiamo a vedere. Con questo sistema sul bordino si frantuma,
si fa proprio il filo del cono. E siamo quasi arrivati alla fine. Questo è un metodo poco invasivo, non si rischia di rovinare l'altoparlante. Chiaramente quando si fa questa operazione di grattare bisogna con la mano tenere il cono, quindi evitare di piegare la bobina. Ed eccoci arrivati in fondo. A questo punto tutti i residui sono rimasti sul tavolo, come possiamo vedere. Ok, adesso una spennellata finale per togliere tutte le particelle di gomma intorno, e a questo punto l'altoparlante è pronto per essere riparato. Ecco. Adesso approfitto dell'occasione per ridare qualche informazione, visto che me la chiedono spesso. Come fare a prendere la misura? Allora, per prendere le misure di un altoparlante, per metterla alla foam nuova, la cosa migliore è prendere un righello, posizionarlo tra i due fori, in modo che abbiamo sicuramente la diagonale più precisa. Normalmente la foam parte dal 50% del foro verso l'interno, perciò in questo caso qui era al limite del foro, perciò si prende dal limite del foro col righello fino al limite del foro opposto. In questo caso qui abbiamo 24,3 centimetri, perciò sono 243 mm. E nel frattempo appunto vi segnate i 243 in un foglio, poi prendete la misura dell'interno del cestello metallico, sempre lasciandola posizionata sulla diagonale, e prendete questa misura dalla fine dell'interno del cestello fino al bordo successivo. In questo caso qui è 23 centimetri, 230 mm, e vi segnate anche questo, 230. Poi sollevate il cestello e prendete la misura del cestello del cono stesso, posizionando sul bordo e fino ad andare a misurare il diametro. In questo caso sono 19,8, sono 198 mm. 198. L'ultima misura sarebbe quella dove è incollato la foam o il bordo in gomma sul cono. È una misura che praticamente può anche non servire. Però se vogliamo prenderla, calcoliamo che normalmente va verso l'interno l'incollaggio di un 4-5 mm. Perciò 5 di qua, 5 dalla parte opposta, in questo caso avremo un diametro di 187 mm. Queste sono le quattro misure che servono. Detto questo, abbiamo appurato che in base alle misure prese, la foam più adeguata è la foam 250.
e sarebbe questo. Adesso prima cosa da fare è sollevare il cono e mettere le spugne sotto nei quattro lati per poterlo tenere sollevato. In questo caso ne ho messe tre perché bastano. Ok, adesso il cono rimane fermo e possiamo lavorarci. Andiamo a posizionare la nostra foam sotto . Come possiamo vedere, aderisce perfettamente al cono. Bene, a questo punto cominciamo a incollare. Si solleva un quarto di foam e si comincia a stenderla sul bordo. Poi si passa sotto e si fa aderire pigiandola con le dita. Fatto questo, ruotiamo l'altoparlante a 180 gradi e facciamo la parte opposta. Si rifà uscire la foam dal cono . Si ristende il collante, stessa cosa, si ritira e si rimette sotto. Si lascia asciugare un attimo. Adesso siamo nell'ultimo quarto di altoparlante . Cominciamo di nuovo col collante . Adesso si ristira la foam e si mette sotto. Ok. E questa è l'ultima parte. Bene, adesso lasciamolo asciugare per qualche minuto in modo che il collante tiri. Poi passiamo a fare l'ultima fase di incollaggio sul cestello. Ok, a questo punto abbiamo terminato di incollarlo sul cartone, sul cono, che poi non è un cartone ma una fibra intrecciata, sembrerebbe fibra di carbonio. Infatti possiamo vedere che è incollato tutto perfettamente. Adesso passiamo il collante sul bordo . Ok, a questo punto
togliamo le nostre spugne che tenevano sollevato il cono e cominciamo a fare il classico massaggio 180 gradi di qua e poi iniziamo a pigiare la foam. Tanto che lei asciuga bisogna sempre cercare, come già detto più volte, di mantenere il centro pigiando a destra e a sinistra e dando al 50%, praticamente nella stessa condizione di forza a destra e a sinistra si dà per la metà e in modo che stia perfettamente al centro. Se vediamo, possiamo prendere riferimento un punto e vedere quando si sposta, che si sposta di qualche millimetro a destra e a sinistra, perciò bisogna poi stare al 50%, in modo che sia centrato. In questo modo si sente perfettamente che non tocca contro nessuna parte. Stessa cosa a 180 gradi, poi a destra e a sinistra e si dà alla metà. Ok, si blocca. Questa operazione bisogna ripeterla più volte perché quando si posiziona per farla aderire potrebbe spostarsi di qualche millimetro che andrebbe fuori centro. E questo è l'unico modo per farlo, per evitare di togliere il cupolino e mettere il centratore. Infatti, come possiamo vedere e sentire soprattutto, non c'è nessun rumore, perfettamente centrata. Ed eccoci arrivati in fondo. Facciamo l'ennesima prova pigiando a destra con una determinata pressione, stessa pressione sulla sinistra. Qui possiamo sentire che tocca, mentre invece qui, da questa parte no. Allora bisogna spostare la foma millimetro per millimetro nella parte dove non tocca, cioè dalla parte destra in questo caso. Perciò spostiamo qualche millimetro davanti e di dietro fino a che con la stessa pressione non si sente toccare da ambedue i lati. In questo caso qui vuol dire che è centrato. Stessa cosa si fa a 180 gradi dall'altra parte. In questo caso di qui con la stessa pressione che do sulla mia destra, di qua non si sente, perciò bisogna spostare il cono dalla parte sinistra. Stessa cosa, qualche millimetro dopo millimetro si va verso sinistra, sia davanti che di dietro.
mentre si fa questa operazione si dà sempre contemporaneamente, mentre si sposta di quei millimetri, bisogna fare la stessa pressione sul cono, fino ad arrivare che con la stessa pressione deve strusciare a destra, a sinistra, oppure non strusciare a destra, a sinistra. In questo caso qui è a posto. Poi verifichiamo che il cerchio sia perfetto e con l'operazione è quella di pigiare delicatamente sempre il centro, non al centro del cupolino, ma dove è incollato, sui bordi, pigiandolo verso il basso. Dobbiamo vedere che la foma abbia la stessa gobba tutto intorno, non in un punto che è tirata e nell'altro invece c'ha la curva o la gobba, come vogliamo chiamare. Perciò in questo caso qui si vede che è quasi tutta perfettamente a posto. Perciò vuol dire che è stata montata bene. E qui siamo alla fine dell'operazione. Manca solo da mettere la cornice e l'altoparlante è pronto. Adesso montiamo la cornice. Si potrebbe anche non mettere il collante, però diciamo che 4 punti glieli diamo su dove ci sono le viti. Perché non serve? Perché in pratica la cornice è avvitata assieme al cono, perciò non si sposta, non va da nessuna parte. Comunque per sicurezza gli diamo 4 punti di collante e poi andiamo a posizionarla. Chiaramente centrando i fori. Ok, adesso andiamo a rimontare il nostro altoparlante, rimettiamo i suoi cavi. Ed ecco il nostro altoparlante rimontato. Stessa procedura come per il woofer, anche qui abbiamo preso le misure e corrisponde questo tipo di foam. Anche qui andiamo a posizionare sotto, inserendola a questo punto. Stessa operazione, si tira fuori un quarto e si comincia a dare il collante. E poi si riposiziona sotto.
questo caso, essendo un piccolissimo altoparlante, per far aderire la foam sul cono andiamo con un bastoncino appiattito in modo che si possa andare sotto, e tenendolo aderito al cono facciamo pressione sopra. In questo caso non si rischia di rovinare il cono in fibra. Stessa cosa, andiamo dalla parte opposta, si risolleva per un quarto e ridiamo il collante. E si riposiziona sotto. Lasciamolo asciugare per qualche minuto e poi si prosegue. Qua siamo nell'ultima parte. Andiamo ad incollare questa. Aspettiamo altri 5 minuti e poi incolliamo la foam sul bordo del cono. Bene, siamo arrivati in fondo, almeno qui in questa parte di procedura. Ormai sotto è asciutto. Facciamo il passaggio totale. Ok. Adesso diamo il collante sul bordino e anche questo è fatto. Solleviamo in questa maniera e poi intorno. Purtroppo sugli altoparlanti piccoli si lavora molto peggio rispetto a quelli grandi, perché essendo piccoli gli spazi sono ristretti. Comunque. Adesso facciamo amalgamare il collante sulla foam. Sui medi, come già detto in precedenza in altri filmati, non c'è molto da preoccuparsi per quanto riguarda la centratura, perché sono quasi autocentranti. Essendo molto piccoli, il centratore sotto in tela tiene abbastanza al centro la bobina, perciò basta solo incollare la foam e questo è già centrato. Adesso è quasi asciutto, perciò è quasi incollato completamente.
adesso si passa a montare anche la cornice, vediamo se è centrato, anche se non servirebbe. Ok, adesso montiamo la cornice. Diamo sul bordo tutto il collante che serve. Ne basta un filo, chiaramente. Ok, e adesso andiamo a posizionarla. Lo rovesciamo e lo lasciamo asciugare. Ok, a questo punto l'altoparlante è finito, possiamo andare a montarlo. Prendiamo di nuovo il nostro involucro. Siamo arrivati anche a finire di avvitare l'altro pallone. Adesso montiamo sull'involucro e andiamo a vedere come ripristinare il tutto. Adesso per incollarlo usiamo la colla a caldo, diamo due punti col saldatore in quattro angoli per tenere fermo l'involucro. A questo punto con la colla a caldo andiamo a ricucire il taglio.
siamo arrivati in fondo. Ed ecco ricucito il nostro borgo. E adesso possiamo andare a rimontare. Adesso andiamo a ricollegare il tutto. Mettiamo i nostri connettorini a vite. Andiamo a rimettere tutto dentro. Ed ecco terminata l'opera di restauro di questa bella cassa della Haltech.